Cari lettori, voglio che rispondiate ad una semplice domanda. Siete sicuri che il vostro promotore finanziario vi consigli sempre i fondi di investimento migliori? Non avete anche solo il sospetto che lui vi consigli i fondi di investimento in cui ha la maggiore retrocessione? Vi siete mai chiesti perché l'ufficio titoli della vostra banca vi consigli sempre le obbligazioni e le azioni emesse, guarda caso, fatalità, proprio da quella banca? Lo so, siete impegnatissimi, il lavoro, la famiglia, i bambini. Voi dovete delegare, non potete occuparvi di tutto, anche dei vostri soldi. Al tempo. Ragionate un attimo. I rendimenti storici del mercato azionario sono spesso due cifre. Negli ultimi anni le obbligazioni hanno anch'esse garantito, eccezionalmente, intendiamoci, rendimenti a due cifre. Che cosa voglio dire? Arrivo al punto. Se avete, mettiamo, 300.000 euro di risparmi, il 10% su 300.000 euro fa 30.000 euro di utile all'anno. Mi seguite? Bene. Se il vostro stipendio è, puta caso, di 3.000 euro al mese e per guadagnarlo voi lavorate, supponiamo, almeno 8 ore al giorno, forse vi conviene dedicare un'ora alla settimana per cercare di portare a casa un rendimento del 10% annuo sui vostri 300.000 euro di risparmio. Ma facciamo i conti della serva. Lavorando a 3.000 euro al mese per portare a casa 30.000 euro annui, dovreste lavorare 10 mesi, 8 ore al giorno almeno, che fanno in totale 1.600 ore annui. Se invece dedicate una ora alla settimana alla gestione di un capitale di 300.000 euro e riuscite nel medio periodo, con la cura del buon padre di famiglia, a fare quello che ha fatto storicamente la borsa, ovvero mettiamo, puta caso, il 10%, allora sono 54 ore di lavoro all'anno e quindi in totale solo 7 giorni all'anno di lavoro. Ricapitoliamo, siamo arrivati al capolinea. 7 giorni di lavoro contro 10 mesi di lavoro, o se facciamo il calcolo in ore, 54 ore contro 1.600 ore di lavoro per guadagnare gli stessi soldi, ovvero 30.000 euro. Vi siete svegliati dal torpore? No, non vi preoccupate, non voglio vendervi delle pentole o il corso che vi cambia la vita trasformandovi dal ranocchio del bot in principe della borsa, o la formula segreta per guadagnare in borsa senza fare fatica e rischiare. Il rendimento in borsa, lo sapete bene anche voi, è sempre incerto, come in qualsiasi attività d'impresa. Il mio obiettivo, non so se mi avete seguito, è quello di farvi capire che bisogna volere bene i propri soldi. Questo corso non vi trasformerà, se non in rari casi, in top gun del trading e dell'investimento. Non si diventa top gun della borsa con un corso, top gun ci si nasce. Quello che invece questo corso vi darà di sicuro è la capacità di fare domande sconvenienti alla vostra banca, arrivando a compiere in modo autonomo scelte di investimento consapevoli. Questo corso è principalmente online, in modo da permettervi di seguirlo quando volete, eccetto l'ultima lezione il 7 di marzo 2015 al complesso di San Giovanni in Monte, Università degli Studi di Bologna. Parteciperà uno dei più noti trader del mondo, il trader americano Dave Landry, che ci darà una prospettiva unica sull'investimento azionario e sarà una piacevole occasione per tutti noi per incontrarci e stringerci la mano. A chi è rivolto questo corso? A tutti, lo ripeto, a tutti. Non è necessario avere nessuna conoscenza preliminare per frequentarlo, che ne so, matematica, finanza, programmazione. E ora che avete ascoltato questa lunga filippica, non ci sono nemmeno più scuse per non prendere in mano da subito l'aspetto economico dei vostri risparmi. La prima lezione del corso sarà ad accesso gratuito
e quindi vi invito a seguirci online il prossimo 24 settembre 2014 alle ore 18 iscrivendovi su www.indipendentediborsa.it per ricevere alcuni giorni prima tutte le istruzioni del caso. Qui sotto troverete le modalità di iscrizione. A presto e non mancate!